Vediamo i racconti di fantascienza di Blasetti. Urlano meno fastidiose. Subito. Stanno sul comodino. Lo so. Grazie. Metti un po' di musica. Serve a parlare, a dire tutto. Anche le cose più fantastiche, più assurde. No, quella roba lì mi dà i nervi. Va bene così. No, ti prego. Berremo dopo. Prima devo dirti una cosa. Mike, che è uno stramiliardario come te. E vuole farti visitare il suo giardino pensile al 52esimo piano di London Dry? Appunto. Ora sarei tu a dirmi se devo farlo aspettare oppure no. Dunque, questo Mike mi ha raccontato che voi stramiliardari, quando volete risparmiarvi la noia del solito party, evitare strette di mano faticose, complimenti inutili, insomma, quando siete stanchi del solito mondo, potete comprarvi dei sosia costosissimi e rari, dotati di reazioni e di memorie super elettroniche. Insomma, dei veri e propri duplicati di gente vera. Costano $1 milione. Soltanto. Ma sono soldi ben spesi, almeno per me, che ho potuto sfilarmi rapidamente da una donna gelosa, sospettosa e pedante, come la tua Alice. Ah, ma allora quello che si trova ora da Alice è il sosia di Leonard Hill. E la voce che ho sentito prima al telefono era quella di un robot. Esattamente, di un robot. Vuoi giurarlo? Ti ho già offerto di giurartelo, a mano tesa. Oh, infatti. Infatti, ma come sarebbe stato possibile che un robot potesse parlarmi, abbracciarmi, carezzarmi come hai fatto tu poco fa?